I perché del non profit? Questo è il tema di questa nuova puntata di Milano Non Profit. Perché questo è il tema della seconda edizione di Fundraising to Today, di cui siamo ospiti qui per voi oggi a Roma, a Città dell'Altra Economia. Io sono Elena Inversetti di Milano News e con me la chiamo qui subito Giulia Barbieri di Non Profit Factory, eh, che oggi intervisterà per noi alcuni dei migliori professionisti. Vieni pure, Giulia del fundraising italiano, quindi del non profit, terzo settore, come preferite chiamarlo. Eh, lascio subito la parola a lei perché qui a Roma si sta svolgendo davvero un incontro generativo eh, per quello che è il cambiamento sociale di cui tutti noi ogni settimana parliamo e insomma condividiamo tra noi. Quindi grazie Giulia di essere qui con noi e direi che possiamo iniziare con l'ideatrice di questo incontro di questo evento ormai nazionale, Letizia Bucalo che chiamo qui con noi. Esatto, grazie Elena, è un, evento, è un evento straordinario. È alla sua seconda edizione, però rimane comunque una grande novità e una grande innovazione per l'Associazione Italiana Fundraiser. Letizia Bugalo è l'ideatrice e vicepresidente dell'Associazione Italiana Fundraiser, e quindi, proprio a lei, chiederei chi meglio di lei può spiegarci come tutto questo è stato possibile ed è possibile. È possibile perché in ASIF ci sono tantissimi fundraiser, soci e l'associazione che, che abbiamo ribattezzato visionari. Sono delle persone che in un determinato periodo storico, eh, già da pre-pandemia, ma soprattutto nel periodo pandemico, hanno cominciato a ragionare insieme: questa è la, la parola fondamentale, su cosa fare per generare un cambiamento nel no profit italiano. I fundraiser sono un po' dei facilitatori all'interno delle loro organizzazioni e, e quindi sono abituati a mettere insieme i talenti. Di, di puzzle a volte difficili e contorti. Stavolta è stato proprio molto molto semplice. Grazie. Come com è stato possibile? Grazie all'impegno volontario, perché questo è un evento che si tira su con ore, mesi, direi quasi anni ormai di impegno volontario. Quello che ci spinge è davvero il desiderio di un cambiamento che sia operoso. Che sia meritocratico, che sia ricco di contenuti, perché i fundraiser sono eh, persone estremamente versatili, direi poliedriche, che hanno tantissime qualità e talenti. E quindi questo evento ci dà anche la possibilità di raccontarlo, dando voce. Questa è l'innovazione in realtà, non soltanto a fundraiser, ma a tutte quelle professionalità che rendono grandissimo il no profit italiano. Grazie, grazie Letizia per questo, questo lavoro straordinario. Lascerei quindi adesso la parola ad un'altra visionaria che insieme a Letizia ha reso tutto questo possibile, eh, Rosalba Pastena. E io a lei chiederei eh, insomma, di, di dirci ancora più come sono state coinvolte le persone e come tutto questo si è realizzato e cosa succederà in, in queste giornate così magari a chi ci ascolta gli diamo anche no, lo spunto e lo stimolo a non mancare alla prossima edizione di, di Fundraising 26 grazie Rosalba eh, grazie a voi ehm torno sulle parole di Letizia tutto questo è stato possibile grazie all'impegno volontario e professionale di tantissime soci e soci ASIF che sono per me la, la forza di ASIF e, e anche del non profit italiano e, in queste giornate a Roma e, stiamo, ci stiamo innanzitutto stiamo secondo noi donando un po' di bellezza e questa città ce l'ha e Guardiamo il gazzometra adesso, per cui è una cosa bella. Siamo eh, nel, nel, a testaccio eh, con tanti amici, con tante amiche. E siamo contenti perché anche gli speaker che abbiamo invitato, i, i relatori di questa edizione, sono entrati in pieno nell'atmosfera dell'evento, eh, che è un evento appunto visionario, ma è anche una, un evento di, di relazione. E ci piace cioè, a noi. Mi piace incontrarci e scambiare e condividere le nostre conoscenze, le nostre competenze e la nostra visione. Quindi è bello insomma, essere qui ed è bello pensare anche a questa, alla terza edizione di Fandre 106 e lo facciamo insieme a voi. Grazie Rosalba, esatto, sono delle giornate ricchissime in cui gli speech, si alternano i workshop, eh, serate musicali, networking, quindi veramente una, una grande opportunità per chi vive il non profit appunto, no? non solo per noi fundraiser. Grazie, Grazie. Rosalba, buon lavoro. E, adesso abbiamo con noi Nicola Bedogni, senior fundraiser e pastore. Presidente dell'Associazione Italiana Fundraiser, ASIF, e Nicola ha fatto uno speech ieri tra i primi che ha dato degli, degli spunti. In, in breve ce li vuoi condividere anche, anche con noi perché insomma, ci sono sembrati molto, molto interessanti. Allora sì, a me ha colpito molto la scelta del tema, il tema sul perché, perché in un momento di, di cambiamento, di rivoluzione come stiamo, quella a cui stiamo assistendo nel, nel nostro mondo e non solo nel nostro mondo, è importante per una volta tornare alla dimensione originaria, cioè il perché, perché facciamo il nostro mestiere, perché abbiamo determinati atteggiamenti, perché è importante la cultura del dono, ora negli spunti di riflessione ho cercato di far emergere quella che è la reciprocità del concetto di dono. Ho provato semplicemente utilizzando delle parole. Siamo partiti dalla parola perché, che era interessante, che ha una specificità strana nella lingua italiana, perché mentre in tutte le altre lingue il perché utilizzato in domanda e in risposta utilizza due parole diverse, diverse tra di loro, nella lingua italiana, perché sia in domanda che in risposta viene scritto nello stesso modo. Un po' come a dire che la, la risposta in sé potrebbe influenzare la domanda e la domanda per come è posta influenza la risposta. Quindi già genera una dimensione di reciprocità tra le due cose. Ho scelto un'altra parola che è ancora più significativa per capire il concetto di rapporto che c'è tra chi dona e chi riceve, tra il donante e il donatario, che è la parola ospite. La parola ospite è eccezionale da un lato perché è senza genere. Sia maschile che femminile. Ma soprattutto perché nella dimensione dell'ospitalità, che è un po' come la dimensione empatica della reciprocità e della fiducia che si genera tra il, donatore, tra il donante e il donatario, eh, non fa altro che mettere sullo stesso piano sia chi ospita che chi è ospitato. Cioè, la parola utilizzata è la stessa, è una parola polisemica. Ovvero che nella stessa parola esprime due significati completamente diversi, cioè riesce a dare conto sia di chi offre l'ospitalità che chi di ri chi, chi riceve quell'ospitalità. Ed è un po' la stessa dimensione del rapporto donativo, che è un rapporto fiduciario, un rapporto empatico. Il donante è messo sullo stesso piano del donatario, cioè di chi riceve. Mi piacerebbe che donatore potesse essere una parola maschile e femminile e che esprimesse questi due concetti nello stesso modo. Grazie Nicola, molto Grazie molto interessante anche perché con, con Milano Non Profit siamo proprio, quando possibile, cerchiamo proprio di fare delle riflessioni su, sulle parole. Quindi, insomma, sei perfetto in linea. Poi ti aspettiamo presto in, in trasmissione per, per un'intervista tutta dedicata a te. Grazie a voi. E Torna con noi. Lui invece l'abbiamo già intervistato a, a Milano Non Profit, Riccardo Fride di Officine Buone Cause. E, e a lui insomma, ritorniamo al tema di, di queste giornate, a Fandresi in sei Il perché. Qual è il, il tuo perché? perché? In sì. generale, anche poi perché sei qui, però dai, se ci okay. riesci a rispondere a questi due perché: okay, che sono vediamo. importanti. In generale. Il perché, il perché personale, perché il fundraising, perché il dono, perché credo che in un mondo in cui le disuguaglianze sono enormi per motivi strutturali, okay, di come è impostato un certo sistema che ragiona molto di valore piuttosto che di valori, il dono e st la stimolazione del dono riescano a portare delle... Nicchie molto vive in cui invece i valori riescono a riportare equilibrio eh, sul valore. E quindi, come dire, credo nel fundraising proprio perché facilita il processo del dono e quindi il primato dei valori, dell'idealità e di tutto ciò che è economico non per generare valore, ma per generare cambiamento, che è un'altra roba, okay? decisamente. Poi quanto invece al, a Fundraising 2.6, io credo che eh, come ufficino di buone cause veniamo qua, spero, per portare qualcosa che abbia senso e posto nella vita delle piccole e medie realtà, che ho sempre stato un po' il pallino no? da che ci si conosce, e, perché seppure non producono quel cambiamento storico, okay, però riescono nel loro arco di vita sicuramente a produrre non solo cambiamento ma soprattutto coinvolgimento di quelle persone che hanno voglia di affermare che esiste quel primato dei valori nella vita individuale e nella vita collettiva e quindi mh, crediamo molto in chi ha questo desiderio di promozione umana. E con officine anche nell'ambito dei Fandeletto, speriamo di riuscire a dare una mano a chi ha queste buone intenzioni. Grazie, grazie, grazie Riccardo. Grazie a voi. E adesso abbiamo qui con noi una, una collega. Eh, Maura La Grega ha fatto uno speech eh, molto molto interessante e stimolante ieri. Eh, Maura La Grega collabora con Antoniano Allus e speriamo di averla presto, anche insomma, in un'intervista a lei, tutta dedicata a Milano Non Profit. Però intanto ci fa piacere che è qui con noi oggi. E ho Maura, che lo... Cioè, un po' quello a una sintesi di, no, per, di restituire non solo appunto a chi c'era ieri, ma anche chi sta seguendo la, la puntata, insomma gli, gli spunti, la visione che ci, hai, che ci hai dato ieri, perché sicuramente insomma era un intervento di ispirazione. Intanto grazie, allora l'ispirazione viene dall'aver frequentato questo posto già l'anno scorso, perché noi abbiamo gran bisogno di essere motivati, abbiamo gran bisogno di ritrovare il senso. Perché quando poi ci troviamo invischiati nel lavoro di tutti i giorni, se non abbiamo ben presente il senso alto della nostra azione, eh, facciamo molta, molta fatica. Allora, il lavoro è sicuramente faticoso, quello che dicevo ieri, è un lavoro difficile, eh, ma non dobbiamo perdere di vista la luna. Eh, non dobbiamo soffermarci sul dito, dobbiamo guardare oltre, perché solo se guardiamo oltre, se lo facciamo insieme, allora diamo forma alla speranza, diamo forma concreta alla speranza. Eh, mi piace molto il concetto del noi, eh, siamo in un'epoca in cui si parla tanto degli eroi, dell'individualismo, eccetera, non facciamo niente da soli, tutto quello che facciamo lo facciamo solo se siamo insieme e se ognuno fa la sua piccola parte. E questo alle volte ci chiede anche di avere un ruolo che apparentemente non è riconosciuto. L'importante è che noi sappiamo che stiamo lavorando per andare sulla Luna. Bellissimo, grazie. Ma ora sottoscrivo ogni parola: mi capita spesso di dire che i fan, nello specifico i fan fundraiser, non sono eroi solitari, quindi. No. Poi Non solo i fundraiser, però a volte per i fundraiser eh, va detto una volta, una volta in più. Quindi grazie, grazie Maura. E abbiamo adesso una, una collega, un volto, un volto amico. È Veronica Manna. È Veronica è, è socia cofondatrice insieme a me di, di Non Profit Factory, e quindi insomma, stiamo collaborando insieme a, a Milano All News, e, e quindi siamo anche qui eh, insieme eh, per, per effettuare. Siamo come Non Profit Factory sponsor di, di Fundraising to say, sia la prima che in questa uh, seconda, seconda edizione. E diciamo, Veronica, che siamo qui anche per, uh, per dare una notizia. Per, per dare una notizia importante, ce la vuoi, ce la vuoi dire tu, visto che. Sì, no, assolutamente. Ci riguarda, ci riguarda. <ride> Assolutamente sì, con molto piacere. E siamo nell'anno 2023, sono dieci anni che io sono socia ASIF, e sono anche dieci anni che, proprio grazie a ASIF, al gruppo territoriale Umbria, e ci siamo incontrate con, con Giulia e abbiamo fondato Non Profit Factory. Quindi, questo anno sarà il nostro decimo anno di attività e quindi abbiamo deciso in qualche modo di, di festeggiarlo e di celebrarlo, perché no? E quindi, lo faremo a Milano il prossimo 28 novembre con un evento di cui poi in seguito vi, vi diremo tutti i dettagli esatto esatto segnate in agenda martedì 28 novembre a Milano tardo tardo pomeriggio una location centralissima e un, un evento che stiamo realizzando in collaborazione con con Milano News quindi continuate a seguirci che nei prossimi giorni vi, vi daremo tutti tutti gli aggiornamenti. perché festeggeremo i dieci anni di non profit factory ma soprattutto continueremo a parlare di, di fundraising, di comunicazione sociale e soprattutto di, di capacity building. Abbiamo un ospite che poi tornerà con noi in un'intervista eh, nelle prossime settimane. Eh, è Andrea Romboli, presidente dell'associazione italiana Fundraiser da, da qualche mese. E, mm. e visto che appunto il, il tema sono, sono i perché, chiediamo ad Andrea proprio no, i, il suo perché rispetto a, ad FTS come, come presidente e, e come, come socio ah, sì, ASIF. Sì, grazie, grazie Giulia. Eh, con piacere rispondo a questa domanda perché è quello che ci muove tutti i giorni e in particolar modo FTS per noi era l'opportunità, il bisogno, la capacità di creare non tanto uno spazio, ma un luogo: un luogo dove i fundraiser, chi opera nel terzo settore, chi è interessato ai temi della sostenibilità e non solo, possa venire a condividere esperienze e lo possa fare nello spirito del dono. Che è io distingue chi fa il nostro mestiere. qua ci sono persone che donano quella la loro conoscenza, la loro esperienza, perché insieme nella condivisione possiamo veramente fare la differenza. E questo è il, secondo me il perché numero uno del nostro fundraising to say. Grazie, grazie Andrea. Allora direi che torna... Con me, la, la mia fantastica compagna di, di questa avventura che mi ha aperto il mondo su questa esperienza che è Milano non profit, e, e a lei lascio la parola. Praticamente abbiamo trasformato una fundraiser in giornalista e intervistatrice. Quindi questo è già un ottimo risultato. Grazie a tutti, è stata una uh, piccola, uh, nel senso di numeri, perché qui sono oltre 40 gli speaker e insomma, centinaia di personaggi. Partecipanti, ma importante rappresentanza di quello che è il non profit italiano che genera reale cambiamento misurabile. E, eh, insomma, per chi lo testa, e noi a Milano lo sappiamo, dato che non ci stanchiamo mai di ripeterlo, la maggior parte del cambiamento sociale generativo che avviene a Milano, che per il suo 80% è formato di, da periferie, arriva proprio dal non profit. Quindi io ringrazio tutti e vi invito a seguire, insomma, a farvi contagiare da questi visionari.